Allora ragazzi, nuovo video del corso su fretless. Oggi mi vedete con basso con i tasti e giustamente vi domanderete cosa c'entra. Allora, premetto che chi suona o vuole suonare esclusivamente fretless può saltare completamente la visione di questo video. Volevo proporvi e volevo dirvi qual è il mio metodo per studiare, diciamo così, il basso fretless anche con il basso con i tasti. Ora mi spiego. Allora, come sapete, come avete visto e come sicuramente avrete anche riscontrato, suonare il basso fretless richiede, soprattutto per suonare correttamente anche nel range basso dello strumento, una bella estensione della mano sinistra, o destra per chi è mancino. Ci sono due cose da dire riguardo a ciò. Ovviamente studiare sul fretless di per sé è un ottimo esercizio perché se non estendiamo correttamente la mano, le note sono stonate e fin qui ok. Però cosa possiamo fare quando ad esempio ci possono essere due possibilità? O la prima, come nel mio caso, avete il terrore di rovinare la tastiera perché già ne ho buttate via una, come avevo detto qualche video fa, a causa delle corde che mangiano piano piano, diciamo, il legno della tastiera. Quindi una può essere un'opzione studiare a casa sul basso con i tasti e suonare il fretless nei live come faccio io. Oppure ci sono dei periodi in cui magari non abbiamo il fretless a disposizione, vuoi perché magari è in riparazione, vuoi perché ci troviamo in tour e in quel tour suoniamo solo il tasto e non abbiamo il fretless. Tutte opzioni mi vengono in mente così. Fatto sta che ci sono degli esercizi da fare e soprattutto un modo di suonare basso fretted che personalmente mi aiutano poi quando passo al fretless. Allora, innanzitutto cerco io di suonare, è ormai diventato un po' un'abitudine, il fretted esattamente nello stesso modo in cui suono il fretless, ovvero tenendo più possibile le dita parallele, ripeto, l'ho già detto, non mi ricordo mai se si dice parallele o perpendicolare, comunque ai tasti. Quindi meno così, ma più così. E soprattutto premere le corde più vicino possibile, se non quasi sopra, alla barretta. Quindi anche quando devo fare una cosa di questo genere, sarebbe una quarta giusta in orizzontale, di La, Re, meglio, Re, La. E potrei semplificarmi la vita suonando questo vicino al tasto e questo un po' più nel mezzo, la nota esce uguale, ma proprio per esercitarmi, per fare un buon stretching della mano, mi sono abituato a suonare sempre comunque vicino alla barretta anche del Re, quindi sforzarmi ad allargare sempre la mano, perché secondo me e secondo anche tanti altri anche la mano e tutto il braccio sono fatti di muscoli e i muscoli vanno allenati proprio come uno sportivo che se è abituato ad andare sempre in palestra tutti i giorni, poi sta 6 mesi fermo e quando poi arriva ad allenarsi non avrà lo stesso fisico di quando ho mollato 6 mesi prima, non avrà la stessa resistenza fisica, eccetera. Lo stesso un po' per noi musicisti, essendo anche questi muscoli, secondo me vanno allenati. Come dico sempre, non è vero che serve una mano particolarmente grande per poter fare le buone allargature. Basta allenarsi. Quindi più suonate, secondo me, a mio avviso, il basso con i tasti in questo modo e più
riscontrerete facilità nel suonare e benefici quando suonerete il fretless. Oltretutto, io adoro da sempre i manici precision, tant'è che su questo jazz monto un manico del precision che rispetto a tanti bassi e anche rispetto al Fender Jazz è più, cioè mi richiede una maggiore estensione della mano, soprattutto rispetto a bassi, come si chiama, scala corta, insomma, che a volte ho provato e addirittura ormai non mi ci trovo più da quanto sono tantissimi anni che io suono questi tipi di manici e quando trovo, diciamo, quei tastini un po' mi sembra quasi suonare una chitarra. Quindi utilizzo un manico preciso anche per questo motivo, cioè perché mi piace molto. E gli esercizi che faccio quotidianamente o quasi per tenermi appunto allenato, una cosa a cui io faccio molta attenzione e su cui faccio molta pratica, l'estensione e l'allargatura della mano. Gli esercizi che faccio, i miei preferiti, i miei diciamo, esercizi quotidiani sono ad esempio fare appunto come avevo anticipato prima le quarte in senso orizzontale. Quindi, ad esempio, parto vediamo, da un Mi e arrivo al Si, quindi nono tasto, quarto. E poi faccio la stessa cosa sulle altre corde. Quindi. Più mi avvicino al primo tasto, più ovviamente la difficoltà aumenta. Però cerco sempre di non fare questo, altrimenti è inutile. Cerco di restare con la mano ferma. Vedete, quando arrivo poi al secondo tasto già diventa complicato. Quindi magari partire, che ne so, da un La, quindi quattordicesimo tasto e nono. Oppure fare dei pattern tipo questo. Non sarà molto musicale, ma rende bene l'idea. Facendo quattordicesimo, nono, settimo tasto. Oppure un esercizio che ho tratto da Modern Electric Bass sulla scala esatonale. Eccetera, fino ad arrivare in fondo. La scala esatonale, come sapete, in questo caso di Si, composta a tutti intervalli di un tono, quindi Si, Do diesis, Re diesis, Fa, Sol, La e Si. Quindi ho fatto dei pattern usando queste note in gruppi di 4. Anche questo è un ottimo esercizio che, come vedete, bisogna soprattutto quando si arriva da queste parti. Bisogna allargare molto, oppure invece di questo, che comunque
comunque già un ottimo esercizio per suonare sopra alle barbette, però lo posso un po', diciamo, complicare, posso aumentare di difficoltà facendo, ad esempio, 5 tasti invece di 4. Col quarto, ad esempio, suono il quinto tasto. Che qui partendo ovviamente più in alto sarà un po' più semplice, soprattutto all'inizio. Ovviamente a seconda del dito che scelgo, in questo caso ho fatto mignolo, e l'allargatura in questo caso difficile tra mignolo e anulare, che ho fatto dodicesimo, decimo con l'anulare, e poi nono e ottavo. Però ad esempio potrei fare, se voglio allenare ad esempio l'allargatura tra medio e anulare, posso fare questo. Quindi dodicesimo, undicesimo, nono, ottavo. Inventare, 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 come sempre. Obiettivo anche quello di fare meno rumori possibili proprio con i tasti, quindi suonare correttamente, così invece di sentire tutti questi rumori, quindi devo appunto suonare più vicino alla barretta possibile. Quindi inventare e suonare tutto, arpeggi. Appunto di suonare più vicino al tasto possibile e magari sfruttare appunto il lato orizzontale dello strumento per fare gli esercizi che invece potrei fare, abbiamo una scala di sol maggiore. Invece suonarla così tenderò a suonarla così. Quindi muovo di più la mano e mi sforzo di più ad allargarla. Ci sono una miriade di esercizi da fare in questo senso, ho preso anche spunto da musicisti classici che ci lavorano quotidianamente, però spiegarli e fare una lista completa sarebbe veramente un casino. Ora mi viene in mente sviluppare, come dicevo prima, l'allargatura tra anulare e mignolo, per loro è molto importante. Faccio esempio mia moglie che suona la viola. Ovviamente hanno altre distanze, altri sistemi di ragionamento, però gli esercizi sono utili anche quelli. Ragazzi, torno a fretless perché il corso è sul fretless e non sul fretted, però spero di avervi dato qualche utile consiglio in proposito e soprattutto se siete come me suonatori di entrambi gli strumenti e
soprattutto se siete come me ipocondriaci sul basso, ovvero avete paura di tutte le malattie che può prendere, o meglio, in particolare quella della tastiera che si rompe, allora studiate sul fretted e il mio consiglio è studiare in questo modo qui. Se è stato utile, bene, altrimenti mi dispiace, cancellate tutto e ci vediamo al prossimo video.